Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Si parla ultimamente insistentemente della corsa al sindaco di Roma, cioè all'elezione del sindaco o sindaca nel 2021. Si parla di Sgarbi che scende in campo, Giletti forse per il centrodestra o forse Sgarbi. Si parla della ricandidatura della Raggi che nessuno vuole, si parla di Calenda, Carlo Calenda leader di Azione e Zingaretti vuole proprio parlare nuovamente sul candidato sindaco di Roma e dice stop al chiacchiericcio, lo sceglieranno i romani. E poi dice i retroscena sono inesistenti. Ma di che cosa parla? Dice lui, voglio ringraziare Enzo Amendola che oggi con la saggezza che gli è riconosciuta ha detto l'unica cosa sensata in questo delirio di chiacchiericcio e retroscene inesistenti. Il candidato sindaco di Roma lo decideranno nelle forme e nei modi che riterranno opportuni, in modo trasparente e autorevole, i dirigenti e i cittadini romani. L'intervento del segretario del PD, Zingaretti Nicola, cerca di far chiarezza su il PD e sulla strada che vorrà intraprendere per trovare un candidato per la poltrona del Campidoglio. Zingaretti ha sempre detto no alla Raggi e lei la causa dei problemi di Roma e su questo sono d'accordo. Ma Amendola, ministro degli affari europei a Rai News 24, è proprio quello su cui si riferisce le ultime dichiarazioni di Zingaretti, perché Amendola, che non è l'attore, ma politico, dice: il Partito Democratico si baserà come sempre partendo dai dirigenti locali. Stava rispondendo a una domanda proprio sulla candidatura a sindaco del leader di Azione Carlo Calenda. E diceva: noi abbiamo sempre detto nel PD che i candidati sindaci si scelgono nelle città, ascoltando i bisogni dei dirigenti locali e delle persone. Che poi aggiunge, sulle parole di Di Maio in merito all'alleanza PD 5 Stelle, lasciando intendere di essere d'accordo. Dice: io sono la testimonianza vivente che quando si lavora su proposte concrete si raggiungono gli obiettivi. Sull'Europa e su tutte le tematiche tra Roma e Bruxelles abbiamo lavorato bene insieme e stiamo continuando a farlo. Quindi le alleanze politiche a volte, se non nascono su elementi identitari, si devono trovare su percorsi concreti e scelte concrete. Beh, il detto l'unione fa la forza non è una sciocchezza, è una solida realtà. Due percentuali unite fanno una percentuale più grossa, senza dubbio. Anche se fosse uno e uno fa sempre due. Il doppio di uno. Quindi l'alleanza porta sempre a più voti. Questo è matematicamente scontato. Ma sull'apertura ai 5 Stelle del PD replica però con un tweet Azione di Carlo Calenda. Dice che parlando della sua possibile candidatura, dice di avere una sola certezza: nessuna alleanza con i 5 Stelle. E quindi mi pare di capire che la questione non siano più le primarie, ma la necessità di trovare un candidato comune con i 5 Stelle. Piano piano lo scenario si va chiarendo. Quindi Calenda che lascia il PD, perché il PD si è alleato con i 5 Stelle, non può diventare Calenda l'esponente di PD e 5 Stelle per la candidatura a Roma. Quindi Calenda viaggerà da solo o eventualmente col PD, ma non con i 5 Stelle. I 5 Stelle dicono che la Raggi non si tocca, ma Di Maio ieri aveva detto: ma non fissiamoci coi nomi, insomma, alla fine stava scaricando la Raggi, poi ha fatto retromarcia, no, non è vero, di qua, di là. Ma alla fine i 5 Stelle hanno capito che la Raggi dovrebbe cambiare mestiere, ma continuano ad insistere a difendere l'indifendibile. Beh, naturalmente se i 5 Stelle andranno da soli presentando la Raggi, sicuramente perdono. Diciamo che le probabilità di vincita della Raggi sono come quella che cada un asteroide in questo momento davanti a casa mia, quindi zero quasi. Beh, sicuramente la battaglia potrebbe essere proprio con dei nomi di
peso come Calenda, Sgarbi e Giletti. Ecco, sui tre realmente io non saprei chi scegliere. Nella community del canale ho fatto un sondaggio qualche ora fa, più tardi andrò a vedere come sta andando. Ho proprio chiesto come sindaco di Roma chi scegliereste tra Calenda, Sgarbi e Giletti. Quindi tre personaggi giusti, tre personaggi duri, no, duri tra virgolette, tre personaggi che non staranno lì a far ballare la scimmia, a pettinare le bambole, a cercare di smacchiare il giaguaro, come diceva Bersani, non saranno lì a raccontarsi la storia di Babbo Natale. Io credo che questi tre uomini, chiunque dei tre dovesse vincere, vanno lì per risolvere i problemi romani, non facendosi scudo, noi siamo il vento del cambiamento. Ma vi ricordate la Raggi? Il vento del cambiamento con la fascia tricolore sul balcone, la notizia rimbalzata su tutti i giornali del mondo, è arrivato un movimento di quel. Ma quale movimento? Ma di che stiamo parlando? Che sono arrivati per combattere il PD e sono diventati peggio del PD, no? Una spanna sopra il PD, no? Sono diventati l'eccellenza della casta o la casta per eccellenza. E quindi di che stiamo parlando? Il vento del cambiamento. Qui il cambiamento, io credo che questi uomini, tre uomini qui, chiunque sia, Sgarbi, Giletti o Calenda, sono delle persone che sbatteranno, uno dei tre sbatterà i pugni per risolvere il problema della spazzatura in una settimana. In una settimana. Ho piena fiducia in tutti e tre, non saprei realmente chi scegliere, no? Sgarbi, Giletti o Calenda? Non lo so. Forse voterei tra Sgarbi e Giletti. Non so, non so, veramente c'è da pensarci perché tutte persone giuste caratterialmente per poter affrontare la città problematica, che poi non è una città problematica, ma sono i problemi che fanno della città una brutta immagine, purtroppo, agli occhi del mondo. La città, forse la città più turistica del mondo, ridotta in quella maniera. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Teleitalia, in Instagram e nell'altro canale di YouTube che si chiama Teleitalia Seconda Rete. Aiutateci a crescere perché questo è il canale principale, ha quasi 100.000 iscritti, ma gli altri sono pochi gli iscritti. Confido in voi. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.